Nuove frontiere della ventilazione. Il problema qual è? Il trattamento? Il problema è il trattamento dell'insufficienza respiratoria, che sappiamo essere sempre un mix di insufficienza di pompa e insufficienza di polmone, quindi insufficienza del sistema della naturale ventilazione alveolare e insufficienza dello scambiatore. A partire dagli anni 50 hanno iniziato a trattare questo tipo di problematica con i ventilatori, quindi delle macchine, delle pompe, qualcosa che è concepito soprattutto per il trattamento della pump failure e che è stato forzato anche sul trattamento della lung failure. Con l'evoluzione delle macchine questi strumenti sono diventati sempre più idonei al trattamento della problematica più complessa della pump failure. Però io vorrei iniziare questa discussione focalizzando non tanto sui ventilatori quanto sui discorsi di frontiera per quanto riguarda appunto l'ottimizzazione della funzione polmonare. Farò una serie di flash. Il primo punto, la pronazione. Sappiamo che molti pazienti in posizione prona ossigenano meglio, si aprono zone di polmone che sarebbero rimaste inesorabilmente chiuse là dietro. Sappiamo anche che ad ora gli studi sull'outcome in termini di sopravvivenza della pronazione non sono stati molto, molto soddisfacenti. Aspettiamo i risultati dello studio italiano più recente. Qual è la novità? È quella di avere strumenti più idonei per fare la rotazione, e questo è uno di questi strumenti, una specie di letto sandwich che consente di meccanizzare, automatizzare la rotazione, e soprattutto consente di mantenere bene il paziente in posizione prona per periodi molto prolungati. Ringrazio i colleghi per il prestito, che è quasi un furto di questo filmato. Un altro discorso estremamente importante nella stessa linea è quello del reclutamento alveolare, un argomento che dobbiamo conoscere bene. Molti ritengono, o qualcuno crede, che per fare del reclutamento, manovre di reclutamento, bisogna disporre di alta tecnologia. Ecco, questo non è assolutamente vero. Qui vedete come con un qualsiasi ventilatore in pressione controllata si possa ottenere la classica manovra di reclutamento 40x40, cioè mantenimento quasi fermi con un'applicazione e una pressione di 40 cm d'acqua per 40 secondi. Che cosa facciamo? Abbassiamo la pressione di controllo quasi a zero, alziamo la PIP a 40 e rimaniamo così per 40 secondi e poi torniamo indietro. Manovra di reclutamento è oggi ritenuta molto importante in combinazione con la PIP. Solo per dare una spinta al convincimento in questo senso, vi presento tre diapositive. Questa è una misurazione fatta in un paziente con ARDS appena intubato, proprio dopo pochi cicli respiratori, credo sì, senza PIP. Vedete come ci sia un'inflazione con una curva un pochettino strana, ma soprattutto con delle curvette strane, ma soprattutto come un passaggio da 0 a 35 cm d'acqua lento, sostenuto del tempo, comporti un volume di solo 820 ml. Dopo una manovra di reclutamento 40x40 seguita da 10 cm d'acqua di PIP, ripetizione della manovra, la curva diventa più normale per un RDS, una cosa più intellegibile, e lo stesso swing di pressione di 35 cm d'acqua ci porta a 1050 di tidal. Nuova manovra di reclutamento, siamo saliti a 1330, quindi in pochi minuti con
due manovre di reclutamento 40x40, passiamo da un polmone molto difficilmente ventilabile a un discreto acquisto di volume. Ecco, e questo polmone è tanto malato, non è cambiato niente, semplicemente nella patologia del polmone abbiamo recuperato spazio alla ventilazione. Un altro discorso di frontiera è quello dell'ossido nitrico: è salito, è disceso l'interesse per l'ossido nitrico nella patologia respiratoria acuta. Io credo che non sia qualcosa veramente ancora da scartare, e anche qui porto un'immagine, un caso. Questo è un paziente ventilato al 90% d'ossigeno, 50 con PIP rilevante, 50 di PO2, una bella dose di ossido nitrico, 100 ppm, superiore a quello che si usa normalmente, passiamo da 50 a 350 di PO2. Questo è un fortissimo responder, molto raro da vedere, però queste sono le medie di 10 responder consecutivi. La risposta non è sempre così forte, però vediamo mediamente dei raddoppi di quasi dei raddoppi di PO2 uniti ad altri vantaggi come la riduzione della pressione, la riduzione della pressione polmonare. Quindi credo che il discorso inalazione di ossido nitrico nella insufficienza respiratoria con ipossemia severa sia ancora qualcosa da portare avanti e da sviluppare. Un discorso molto italiano di grande interesse e di frontiera è quello della sostituzione della in toto o in parte della funzione polmonare con un polmone artificiale. Questa immagine è una ECMO venosa moderna, potete vedere quanto piccolo sia lo scambiatore, il polmone artificiale, la pompa è così piccola che è qua dietro, quasi non si vede, un po' confuso in mezzo ai tubi. Si applica con un bypass venovenoso, consente di rimuovere molto efficacemente la CO2, consente una correzione dell'ossigenazione in dipendenza dal flusso di bypass che si applica a flussi alti, può essere molto efficace anche in termini di ossigenazione. Questa è sempre una foto presa dai miei amici di Monza, vi dico la data. Non è di moltissimi anni fa, è datata 1900-1990, potete vedere come si sia evoluta enormemente l'ECMO venovenosa, anche solo in termini di dimensioni, le dimensioni dei polmoni. Questi sono due polmoni di Kolobov in serie che oggi sono sostituiti da un polmone di queste dimensioni. Ma c'è ancora qualcosa di più semplice. Qui vediamo una scambiatore di gas senza pompa, che in questo caso è stato applicato come bridge al trapianto di polmone in un paziente ventilazione spontanea. Questo paziente aveva non grandissimi problemi ossigenativi, grossi problemi di eliminazione di CO2. Questo è esattamente quello che è in grado di fare questo strumento, dall'applicazione piuttosto semplice, funziona senza pompa, si introduce una cannula, alimentata una cannula in un'arteria femorale, e il sangue rientra in vena femorale. Vediamo se si attiva filmato. Ok, ecco, in questa animazione si vede come funziona, dove partire da solo. Vabbè, fa niente, comunque penso che avete capito, il gioco è che la spinta del flusso che attraversa lo scambiatore di gas arriva dal cuore del paziente stesso. Questo è vantaggio e limite, chiaramente deve essere un paziente con un'emodinamica tale da poter supportare con il tuo cuore questo bypass arterovenoso, che per essere efficace deve essere dell'ordine del litro e due, litro e mezzo al minuto. Il gas
che ventila lo scambiatore, rimuove molto efficacemente la CO2, praticamente non ossigena, questo in quanto il sangue col quale viene alimentato, essendo sangue arterioso, ha già una CO2 abbastanza alta. A questo punto torniamo un attimino ai ventilatori, vediamo quali possono essere i discorsi di frontiera a questo proposito. Qui vediamo un pannello di monitoraggio di un ventilatore moderno, un pannello di monitoraggio estremamente ricco di informazioni. RAC ha discusso moltissime delle informazioni che possono arrivare dall'analisi delle curve. Altre informazioni arrivano da numeri, dall'analisi automatica del respiro effettuata dal ventilatore. Certo, mettere insieme tutte queste cose può non essere semplicissimo, per cui un'idea di avanzamento in questo senso è quello di fornire una analisi sintetica e intuitiva di quella che è la condizione meccanica del polmone. Questo non è solo un videogame, ma intende dare delle informazioni utili. Per esempio, in questo caso vediamo dalla forma, vediamo innanzitutto il movimento del polmone, che è esattamente sincronizzato con i flussi, con i volumi che vanno e vengono, e quindi è veramente rappresentativo anche delle velocità con cui si sta muovendo il polmone. Poi le forme, forma della via aerea esprime il grado di resistenza, in questo caso esprime una resistenza normale, mentre il polmone un po' spigoloso esprime una compliance, un polmone comincia a essere un po' duro, quindi una compliance ridotta. In altre condizioni verrà rappresentato con un polmone molto più angolato e spigoloso, e così come possiamo vedere il flash della contrazione diaframmatica a esprimere il contributo dell'attività respiratoria spontanea del paziente. Unitamente abbiamo anche i numeri classici, compliance, resistenza, letti in modo automatico respiro per respiro. Un altro modo di cercare di fare della sintesi da tutti questi numeri che arrivano dal monitoraggio, dall'analisi automatica del respiro, è questo, che è quello di esprimere lo stato di dipendenza del paziente dalla ventilazione meccanica in base all'analisi dell'andamento di 6 parametri, 2 che esprimono la dipendenza in termini di problemi di ossigenazione, 2 che esprimono la dipendenza in termini di problemi di eliminazione della CO2 e 2 in termini di capacità o incapacità muscolare. Quando i cursori stanno nella banda blu significa che il paziente è dipendente per quel parametro, mentre quando sta nella banda più brillante significa che sta andando bene. Per esempio, qui vediamo uno stato in cui il paziente per certi versi si non va malissimo, per altri versi è ancora dipendente dall'azione, dalla ancora necessità di supporto del ventilatore. Ecco. A questo punto invece tutti i cursori sono scesi in banda brillante, quindi questo dovrebbe significare che c'è una certa probabilità di poter svezzare con successo il paziente, cioè la dipendenza si è attenuata per tutti i parametri analizzati. Modalità di ventilazione. I ventilatori moderni offrono un sacco di modalità. Per esempio, in questo pannello vediamo 10 diverse modalità. Sarebbe bello potersi destreggiare bene tra tutte queste opzioni. Non è sempre semplicissimo, anche se consideriamo che ciascuna modalità ha tutta una serie di comandi specifici. Per esempio questa ha 16 comandi, quindi regolare un ventilatore moderno con tutte le possibilità che offre può essere veramente una faccenda da esperti, per cui possiamo essere portati ad utilizzarli per una quota molto limitata rispetto all'offerta totale di funzioni. Una proposta di semplificazione per saltare tutto questo è quella di avere una modalità
discretamente automatizzata, abbastanza automatizzata, utilizzabile possibilmente dall'inizio alla fine del periodo di necessità di assistenza invasiva per il paziente. Questa modalità, la modalità proposta che è disponibile da qualche anno, è l'Adaptive Support Ventilation. Vedete come il pannello di comando sia estremamente semplificato. Abbiamo i due comandi classici per il controllo dell'ossigenazione, la FiO2 e la PIP, mentre la ventilazione alveolare e, entro certi termini, la modulazione dello sforzo del paziente è graduato giocando solo su due comandi, volume minuto e la pressione massima di limitazione della ventilazione. Molto sinteticamente, come funziona questo sistema? Il nostro comando di volume minuto, insieme a informazioni che arrivano dal monitoraggio continuo dello stato della meccanica respiratoria del paziente, vengono analizzati in base a un'equazione classica della fisiologia respiratoria che identifica qual è la frequenza respiratoria ottimale dal punto di vista energetico. In questo modo la nostra impostazione di ventilazione minuta viene scomposta in due obiettivi in modo automatico, un obiettivo di volume corrente e un obiettivo di frequenza. Su questi obiettivi, e sempre confrontandosi con dati di quello che sta effettivamente succedendo a livello di ventilazione, il ventilatore autoimposta la pressione inspiratoria, quindi ciò che genera l'inspirazione, e la frequenza respiratoria meccanica. Il tutto questo processo si riaggiorna ad ogni ciclo respiratorio, quindi abbiamo una modalità a impostazione molto semplice in grado teoricamente, ma è stato anche dimostrato nella pratica proprio in termini di fattibilità, di seguire la maggior parte dei pazienti dall'inizio alla fine del loro periodo di necessità di assistenza. Tutto questo, praticamente tutto questo che vi ho espresso è un pochettino di frontiera, diciamo, è abbastanza avanzato, ma è disponibile per la pratica clinica. Dal punto di vista della ventilazione artificiale, io penso che il passaggio successivo, quello a cui potremmo arrivare abbastanza facilmente a questo punto e fra non molto tempo, è avere un ventilatore con un pannello di comando di questo genere, non totalmente automatizzato, non una macchina che ha solo un bottone accendi e spegni, però tre comandi, ciascuno dei quali concepito per regolare una delle tre funzioni per cui noi applichiamo il ventilatore. Un comando per il controllo di eliminazione della CO2, io penso che qui l'entidal, qui c'è un errore, la PaCO2 e l'entidal siano il tipo di impostazione di obiettivo ideale. Pensiamo a quanti emogas facciamo ogni giorno nei nostri pazienti e noi non informiamo la macchina di qual è stato l'obiettivo raggiunto in termini di PaCO2. Sarebbe veramente semplicissimo, basterebbe poterlo introdurre un comando per poter introdurre il risultato del pH e della PaCO2. Sforzo respiratorio del paziente, un comando per la regolazione dello sforzo respiratorio del paziente, e qui la P01, come ci ha espresso Racca, potrebbe essere il parametro ideale. Per quanto riguarda l'ossigenazione, la FiO2 potrebbe essere abbastanza facilmente automatizzata e lo si sta già facendo. Penso che la regolazione della PIP invece sia qualcosa veramente di molto così multidimensionale da essere che sia meglio che per ora ce lo teniamo nelle nostre mani. Vi ringrazio per l'attenzione.